Una vittoria importantissima ai fini della classifica, una vittoria importante anche per come è arrivata, soprattutto nel secondo tempo avete perso Bellaver che ha tolto ulteriore rotazione, siete stati bravi anche a soffrire soprattutto nel finale. Sì, penso che la sofferenza finale si è vista perché eravamo stanchissimi, io personalmente vengo da una settimana fermo per un problema al tallone, però tutti abbiamo avuto tutti dei problemi e quindi ruotare in 4-5 naturalmente gli ultimi 5 minuti è difficile. Ti chiedo cosa ha fatto la differenza nonostante il calo fisico che avete subito, si è vista anche la voglia di portare a casa questi 3 punti fondamentali per l'obiettivo promozione. Sì, io penso che la voglia, cioè la differenza è stata il primo tempo, mettere il primo tempo sul piano della corsa, della tecnica, siamo stati superiori e quindi penso che lì la partita l'abbiamo indirizzata bene. Poi non possiamo prendere quel gol che riapre tutto e quindi finire con più calma, però è andata così, l'importante sono i 3 punti. Da sabato prossimo ogni partita diventa quella buona per la matematica, ti chiedo se ci iniziate a pensare già da lunedì o se bisogna avere sempre lo stesso atteggiamento e poi magari fare i conti al 40esimo. Sono sincero, non so quanto manca matematicamente, quindi penso che giochiamo partita per partita e per arrivare fino in fondo, poi l'ultima partita possiamo dire matematicamente se è tutto finito. Mister, una partita complicata da vincere, primo tempo l'avete ben indirizzata, poi un po' di calo fisico, hai perso anche Bellaver per infortunio, un po' anche i meriti dell'avversario che è venuto a giocarsi all'avviso aperto, 3 punti sudati. Sì, 3 punti sudati perché un ottimo avversario, oggi faccio i complimenti al Noci, ha fatto una grande gara, soprattutto a livello offensivo quando ha potuto, diciamo, hanno avuto delle buone trame di gioco. Noi abbiamo giocato bene soprattutto al primo tempo, eravamo più rapidi nell'andare a concludere e siamo riusciti a portarci con il doppio vantaggio al primo tempo. Poi ovviamente un po' di stanchezza anche perché anche oggi avevo pochi giocatori a disposizione e poi come hai detto Bellaver si è fatto male con una botta improvvisa e quindi è dovuto rimanere fuori. Però abbiamo resistito, abbiamo anche avuto altre azioni dove poter allungare, non ci siamo riusciti e la squadra avversaria in alcune situazioni stava approfittando questi nostri errori. Però poi con coraggio e con molta testa siamo riusciti fino alla fine a farla nostra. Se abbiamo fatto bene i conti, mancano adesso 3 punti per la promozione matematica. Se ti conosco un po', però guai a dire la parola promozione nello spogliatoio prima di scendere in campo sabato. Sicuramente, perché comunque sabato è un derby, come sappiamo è una partita difficilissima a cui ci teniamo tantissimo. Ovviamente con il risultato della Diaz di quest'oggi i 3 punti ci servono per mi pare la matematica promozione. Quindi ci prepareremo al meglio per cercare di arrivare a sabato nel migliore dei modi, cercando di avere anche una rotazione più ampia e sperando di giocarsela bene con il Bitonto.